Buongiorno dal TG1. I tentativi di dialogo tra 5 Stelle e PD sul governo. In una lettera al Corriere della Sera, Luigi Di Maio lancia un appello ai Dem. Dal lavoro alla povertà possiamo trovare un'intesa, dice. Giovedì la direzione dei democratici deciderà se avviare il confronto. Contrario Matteo Renzi. I servizi di Francesco Maesano e Roberto Chinzari. Di Maio rompe l'attesa dei 5 Stelle e scrive una lettera aperta al PD, 15 punti di contatto per governare assieme, un programma che sembra modulato per quello spazio politico sul fianco sinistro del Partito Democratico, non ostile alla trattativa. Accanto a proposte largamente condivise, come la revisione del Trattato di Dublino sui migranti e il superamento del Fiscal Compact, Di Maio inserisce la reintroduzione dell'articolo 18, tema divisivo nel campo del centrosinistra, è una legge sul conflitto di interessi, argomento sensibile nei rapporti con Berlusconi. Sono stati individuati dei punti in comune tra il nostro programma e quello del Partito Democratico. Da qui si può partire per scrivere quel contratto di governo che possa avviare finalmente la Terza Repubblica. È un governo di cambiamento chiesto e desiderato dai cittadini. Dai 5 Stelle in ogni caso non filtra ottimismo sulle possibilità di aprire davvero il tavolo col PD, ma la stesura nero su bianco di una bozza di accordo consente al movimento di tenere la palla nel campo dei Dem. E se un'intesa col Partito Democratico appare poco gradita anche alla base, il raffreddamento dei rapporti con la Lega riduce le alternative a disposizione di Di Maio per trovare una quadra che porti a Palazzo Chigi.